Siamo entrati in una fase delicata per i vertici delle agenzie pubbliche e dei ministeri, è la fase del cosiddetto spoil system, cioè la rotazione negli incarichi di maggiore responsabilità che la legge attribuisce al governo per avere i collaboratori di maggiore fiducia nei ruoli chiave. Alcune di queste agenzie sono state rinnovate, altre confermate nei ruoli di maggiore responsabilità. Enrico Maria Ruffini è stato confermato alla guida dell'Agenzia delle Entrate. A quella invece delle dogane, Roberto Alesse subentra a Minenna, che era stato il vertice precedente. Confermate invece alla guida dell'Agenzia del Demanio Alessandra Dalverme, che era stata incaricata dal governo Draghi un anno e mezzo fa ed è stata appena riconfermata. Il Demanio gestisce in Italia 43.000 beni pubblici, un patrimonio complessivo di oltre 62 miliardi. Benvenuti per questa prima intervista ad Alessandra Dalverme, grazie di essere con noi. Grazie. È un segnale importante di fiducia, dottoressa Dalverme, che le arriva dal nuovo governo per quello che avete fatto evidentemente, ma anche per quello che potrete fare. Certo, infatti la prima cosa che vorrei fare è ringraziare il governo per la fiducia e il riconoscimento che mi ha dato. In questo primo anno e mezzo di direzione dell'Agenzia del Demanio, io ho puntato a una trasformazione dell'Agenzia. Il core business dell'Agenzia è la gestione del patrimonio immobiliare dello Stato. Questa gestione deve essere fatta in un'ottica di fornire servizi all'EPA, alla collettività e di creare attraverso il patrimonio nuova ricchezza, rigenerazione dei territori. Questi sono gli obiettivi a cui abbiamo puntato, trasformare la agenzia per creare ricchezza nel Paese. Ora siamo pronti a supportare il programma di governo negli obiettivi di abbattimento del consumo energetico, abbattimento della spesa pubblica e rigenerazione dei territori, rispondendo alle specificità dei territori e ai loro fabbisogni. Dottoressa, state lavorando anche a un nuovo piano industriale che punta e guarda al 2025-2026. Ecco, da questo punto di vista so che lo presenterete tra poco, ma ci può anticipare un po' quali saranno le linee guida in sostanza, quali sono i principi che vi guideranno? Piano industriale che traguarda il 2026 per avere un periodo coerente con il PNRR e un periodo abbastanza lungo da poter valutare questa attività di investimento che è diventata molto importante nella rifunzionalizzazione degli immobili pubblici. È già stato predisposto negli ultimi due mesi del 22 proprio per essere coerente col programma di governo e è già stato presentato al comitato di gestione e a giorni lo pubblicheremo anche. Il piano industriale, come dicevo, riguarda i nuovi investimenti, gli obiettivi sfidanti che l'agenzia si è posta. Abbiamo 2 miliardi e 100 di investimenti che intendiamo realizzare entro il 2026, 3 miliardi e 4 di investimenti che saranno avviati entro il 2026. 5 milioni di metri quadri di classificati, 126 milioni di risparmi generati dal piano in termini di fitti passivi, spese di funzionamento, abbattimento della spesa per consumi energetici, 2,2 miliardi di incremento del portafoglio, del valore del portafoglio. Calcoleremo su tutti questi progetti, e già sono previsti e quantificati nel piano industriale, gli impatti ambientali, economici e sociali sugli investimenti. Secondo, utilizzando anche indicatori coerenti con gli ESG. Abbiamo quindi un piano che è sfidante, ma noi lo monitoreremo anno per anno per vedere che cosa qua, se abbiamo raggiunto gli obiettivi che abbiamo già quantificato e che vi ho rappresentato molto sinteticamente. Le chiedo anche di aiutarci a capire come le due grandi aree di trasformazione, cioè quella del digitale e poi l'attenzione alla sostenibilità, faranno parte di questo piano, quanto il digitale ha già trasformato l'Agenzia del Demanio e quali sono le principali innovazioni che voi userete per avere ancora maggiore efficienza in futuro.
Gli obiettivi predominanti che abbiamo dato all'inizio del mio mandato sono digitalizzazione, sostenibilità e innovazione. Abbiamo portato questi obiettivi nel nostro statuto, nel nostro regolamento, e quindi secondo questi obiettivi è chiaro che abbiamo costituito subito una direzione per la trasformazione digitale e saremo coerenti con la direttiva digitalizzazione costituendo un sistema di piattaforme integrate già avviato con l'obiettivo di avere in tempi brevi informazioni e dati che ci daranno una conoscenza molto approfondita del patrimonio. Questo sarà di grande aiuto in termini di sicurezza, possibilità di creare ricchezza. Ma non solo, creeremo attraverso la digitalizzazione modelli operativi e di gestione dei beni per le PA con strumentazioni tecnologiche avanzate. Per quanto riguarda gli appalti, sono già tutti gestiti sulle piattaforme cui possono accedere i fornitori. La digitalizzazione dunque verte sul tema fondamentale della qualità del dato e della conoscenza del dato riferito al nostro patrimonio. Questo dato diventa utile per un presidio della sicurezza del patrimonio, per dare un presidio della sicurezza del patrimonio, ma anche per lavorare su questo patrimonio, per trasformarlo in ricchezza. Il dato sarà il nostro drive per le nostre decisioni. A proposito di trasformazione del patrimonio, dottoressa Dalverme, come agirete in concreto anche per efficientare gli immobili che sono sotto la vostra gestione come Agenzia del Demanio dal punto di vista della sostenibilità? Sappiamo che questa è una delle priorità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, voi ne siete uno degli attori. Allora, per gli edifici oggetto di intervento, per quelli su cui abbiamo iniziato a lavorare, parlo dei 2 miliardi e 100 di investimenti già avviati, noi pensiamo di raggiungere l'obiettivo neutral, produzione di CO2 entro carbon neutral entro il 2030. E alla produzione di fonti rinnovabili per raggiungere questo obiettivo. Utilizzeremo indicatori certificati già quantificati nel piano strategico, come ho detto, industriale. I nostri obiettivi sugli interventi saranno calcolati in termini di riduzione di consumi energetici, produzione da fonti rinnovabili, abbattimento di CO2, riduzione di consumo del suolo e piantumazione di alberi. Per ogni intervento avremo il calcolo di questi, la misurazione di questi indicatori e nel complesso vengono tutti considerati nel piano industriale. Quindi sostenibilità e digitalizzazione si accompagnano per avere un nuovo modello di logistica della PA. Una PA sostenibile, una PA innovativa, una PA che mantiene i propri immobili in una modalità smart, efficiente, predittiva. Allora, abbiamo dato un po' le linee guida in questo modo anche della vostra attività nei prossimi anni. Guardiamo ad alcuni progetti concreti. Nel 2021 avete acquisito dall'Università di Roma l'area di Tor Vergata, si è parlato di farne una città della conoscenza, una sorta di valli della conoscenza al centro della città di Roma, ma adesso si lavora anche in chiave del giubileo del 2025 e della candidatura, poi verrà deciso qualcosa a novembre, ma della candidatura di Roma per l'Expo 2030. Come in concreto l'Agenzia del Demanio sta lavorando su quest'area, quale può essere, cosa avete in mente? Allora, sulle vele di Tor Vergata noi stiamo predisponendo, abbiamo già concluso il progetto per rendere l'area accessibile per il giubileo. Quindi noi renderemo l'area fruibile, completamente fruibile per l'afflusso del giubileo e per gli eventi giubilari. Non metteremo le mani sulle vele e sul completamento della vela, diciamo, perché lasciamo questa progettazione più importante al Comune di Roma per direzionarla nel senso del concept degli Expo 2030. Comunque noi già stiamo lavorando alla finalizzazione futura del sito,
che non si esclude potrebbe rimanere una città dello sport, ma una città dello sport che rigenera l'area aperta ai cittadini, dove si potrebbero anche portare, perché siamo in dialogo con la polizia, per portare le fiamme oro degli atleti che si preparano alle Olimpiadi. È un progetto che stiamo valutando insieme con la polizia, ma bisogna pensarci in anticipo, perché diciamo i tempi poi corrono veloci. Dottoressa Dal Verme, in passato i beni del demanio sono stati in parte anche guardati, visti o anche utilizzati attraverso processi di cartolarizzazione, un po' come un bancomat per aiutare anche le esigenze di cassa dello Stato. Da qui in avanti come vede la chiave per creare valore attraverso il patrimonio che voi avete di fatto in gestione, e pensa che una strada potrebbe essere quella di operazioni di privatizzazione di alcuni pezzi, di alcune, come dire, classi anche di edifici o di aree che avete in gestione? Al di là dei processi passati, io ritengo indispensabile creare valore attraverso il patrimonio. Cioè l'immagine peggiore che possiamo dare è un patrimonio non utilizzato o abbandonato. Quindi tutto il patrimonio utilizzabile per la logistica della PA è indispensabile procedere con tutta la rifunzionalizzazione e il riuso dello stesso. Per tutto il patrimonio disponibile e non utilizzabile per le pubbliche amministrazioni, dobbiamo pensare a, io ritengo, una clusterizzazione del patrimonio. La conoscenza per questo è fondamentale, da ciò ritorno alla digitalizzazione, alla qualità dei dati che ci danno gli elementi sul patrimonio, dal fisico a tutti gli elementi necessari perché possano essere clusterizzato e possa essere per singoli settori finalizzato a singoli settori. È indispensabile a questo punto l'utilizzo di operatori economici che sono in grado di operare nei settori di finalizzazione del patrimonio. Noi abbiamo un grande patrimonio che è demanio storico-artistico. Abbiamo un patrimonio di terreni che potrebbero essere specificatamente utilizzati per scopi. Abbiamo un patrimonio che potrebbe essere direzionato a residenze universitarie piuttosto che scopi sociali. Quindi tutto l'aspetto dell'intervento del privato deve intervenire proprio con le competenze del privato, sono operatori economici specializzati nei singoli settori che potranno operare in termini di valorizzazione di questo patrimonio, che però deve essere adeguatamente suddiviso, clusterizzato e finalizzato. Avete già, dottoressa Dal Verme, canali aperti con questi operatori, gli operatori di mercato che ovviamente hanno bisogno anche del dialogo con voi in questo momento. Come procedono le cose da questo punto di vista? In questo momento noi stiamo lavorando col MEF proprio per questa ipotesi di clusterizzazione per diversi settori del patrimonio disponibile. Abbiamo già fatto gran parte del lavoro, lo stiamo concludendo, e poi con il MEF valuteremo qual è la soluzione migliore tra l'attribuzione a fondi specializzati e l'individuazione degli operatori economici più qualificati per i singoli settori di intervento. Vi siete quindi già fatti anche un'idea dei valori di cui stiamo parlando, di quello che potrebbe entrare in gioco anche nei prossimi anni all'interno dell'orizzonte del vostro piano industriale? Allora, diciamo che lavoreremo sulla valorizzazione, auspicabilmente, come dicevamo anche con il MEF, anche con gli enti territoriali, perché gran parte del nostro patrimonio non utilizzabile per logistica della PA è stato trasferito negli anni agli enti territoriali, e sappiamo anche che una buona quota è rimasto inutilizzato e non valorizzato. Quindi il secondo passo è lavorare incentivando gli enti territoriali a lavorare insieme proprio in queste sinergie che già stiamo creando con i territori, per poter creare cluster di beni che riguardano sia i beni dello Stato che i beni degli enti territoriali, che vanno necessariamente valorizzati.
Ecco, da questo punto di vista, infine, dottoressa Dal Verme, possiamo considerare che l'epoca a cui anche lei ha fatto riferimento, in cui il patrimonio del demanio in alcuni casi è stato abbandonato o costava di più rispetto a quanto poteva rendere, ecco, sia ormai superata da questo punto di vista o c'è ancora molta strada da fare? No, dal mio punto di vista è totalmente superata. I nostri obiettivi sono stringenti e entro il 2026, come vi ho detto, noi avremo messo a terra 2 miliardi e 100 di investimenti e avviati altri 3 miliardi e 4 per rifunzionalizzare e riusare beni immobili che fino ad oggi non erano utilizzati. Il nostro obiettivo principale è, in primo luogo, quello di abbattere la spesa per fitti passivi. Noi oggi abbiamo una spesa esorbitante per fitti passivi e abbiamo molti immobili nelle città che non sono utilizzati. Quindi il primo tema è una consistente riduzione dei fitti passivi. Cogliamo l'occasione di queste rifunzionalizzazioni per portare sostenibilità, efficienza alla logistica della PA. Stiamo lavorando molto sugli immobili della giustizia, una giustizia digitale non può non avere una logistica adeguata, non può una giustizia pervasiva sul territorio non può che avere degli immobili che dialogano col territorio, che siano aperti al territorio. Io faccio un esempio, stiamo lavorando sul carcere di Perugia, era un immobile che da circa 20 anni era chiuso, abbandonato perché lasciato come la sua funzione carceraria, adesso lo stiamo trasformando in una cittadella di giustizia, eliminando tutte le locazioni passive, ma non solo eliminando le locazioni passive, ridando alla città un valore rigenerativo. È una memoria del passato che però si trasforma in un luogo di giustizia. Questa è una cosa di un valore enorme per il cittadino, per il territorio, è una ricchezza non solo aver usato un bene immobile in disuso, ma aver dato al territorio un immobile aperto, aperto alla città, una giustizia aperta. Luogo anche di incontro, perché stiamo studiando col comune che cosa fare per rendere il più accessibile possibile questa cittadella della giustizia. Tutto questo, altre grandi opere di questo genere, sempre in termini di giustizia, le stiamo facendo a Bari con il Parco della Giustizia, a Bologna, con Staveco. Si tratta di beni che erano da decenni inutilizzati. Sono cifre consistenti quelle destinate alla ristrutturazione, alla riqualificazione, però qui si tratta di dare una vera ricchezza alla collettività, perché la collettività non si trova abbandono, ma si trova cura, si trova uno Stato che dialoga con la collettività e che risponde ai fabbisogni. Questo è tutto quello che noi stiamo cercando di fare per dare un'agenzia che non gestisce i fabbisogni in un modo burocratico. È una giustizia che pensa a quelli che sono i veri fabbisogni della collettività, della pubblica amministrazione, del territorio, e un'agenzia che risponde a questi fabbisogni con i propri immobili. Grazie anche per averci dato degli esempi concreti, sono sicuro che ce ne sarebbero tanti altri. Buon lavoro quindi Alessandra Dal Verme, direttrice dell'Agenzia del Demanio, appena confermata dal nuovo governo. Buon lavoro e a presto. Grazie a voi, grazie. Grazie ancora e grazie a voi per aver seguito questa intervista. Vi lascio agli altri aggiornamenti alle notizie dalla redazione di Class CNBC.